Ciao a tutti, io sono Matteo Cerri, sono un ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell'Università di Bologna e sono l'autore e l'ideatore di una ricerca che recentemente ha avuto molto spazio sui media relativamente alla possibilità di ibernare un mammifero che normalmente non va mai in ibernazione. A me fa molto piacere che tutti i principali giornali italiani abbiano riportato la notizia. L'unica cosa che ho notato è che un po' da naif, diciamo, nell'interfaccia con la stampa mi può aver lasciato un po' sorpreso, è che piano piano il nome di chi ha fatto la ricerca è un po' scomparso, è passato in secondo piano rispetto a chi ha preparato invece la notizia stessa. Addirittura in alcuni articoli è totalmente scomparso. Ecco, allora, dopo aver lavorato 2 anni su questo argomento, io e i miei collaboratori, il professor Zamboni, il professor Amici, Domenico Tupone, Marco Mastrotto, ma li trovate tutti sul link dell'articolo, ecco che dopo aver passato tanto tempo appunto cercando di costruire questo esperimento, tutto sommato non mi spiacerebbe ecco, che il credito venisse perlomeno riconosciuto, anche se solo formalmente, ecco, non sto chiedendo di diventare una superstar, sto chiedendo che quello che un ricercatore ha fatto non sia uguale a quello che ha fatto un altro, che i ricercatori non siano interscambiabili, che non scompaiano. Quindi quando io leggo da qualche parte scritto i ricercatori della tale università hanno fatto questo, mi viene in mente un paragone. Se un Bruce Springsteen avesse fatto un nuovo disco, i giornali riporterebbero: ecco, è uscito un nuovo disco di un autore americano, oppure è uscito un nuovo film di un regista irlandese. Ecco, allora ci tengo di persona a postare questo sul mio blog, anche per chiarire alcuni punti che magari, diciamo, nel trasmettersi delle informazioni online possono essere stati leggermente travisati. Devo dire in realtà che i colleghi giornalisti sono stati abbastanza attenti a riportare la notizia così come doveva essere riportata. Ovviamente non siamo quindi all'alba, diciamo, dei viaggi interstellari, perché il tempo con cui noi riusciamo a mandare in ibernazione il nostro animale non è certo della durata degli anni che sono necessari a un viaggio interstellare, quindi in questo senso non vendiamo ancora biglietti per andare su Marte, chiaramente. Cosa abbiamo fatto invece nella realtà? Nella realtà abbiamo trasformato un animale che non va mai in letargo e in torpore, come il ratto, in uno che invece ci va ogni tanto, agendo su una sua particolare area del cervello. Allora, sarà vostra esperienza comune aver visto una biscia, un ratto per esempio, scusate, una lucertola d'estate, quando escono dalla loro tana all'inizio si mettono su una pietra a prendere il sole per iniziare la loro giornata. Hanno bisogno di quel calore e di quell'energia per poter essere attivi e quindi sopravvivere nell'ambiente. Di notte, infatti, il loro metabolismo non gli consente di mantenere la temperatura elevata e si raffreddano piano piano raggiungendo la temperatura ambiente. Ecco, questo è quello che fanno anche alcuni particolari mammiferi che in condizioni di scarsità di cibo o d'acqua sono in grado di abbassare la propria temperatura corporea a quella ambientale. Pensate alla marmotta, all'orso, ma dalle nostre parti il ghiro, per esempio, fa così. E ovviamente non è che dorme in questo periodo, entra in una sorta di stand-by, potremmo chiamarlo, no? Quindi con tutte le funzioni vitali al minimo. Gli altri mammiferi che non sono in grado di farlo, invece, quando sono al freddo, cercano di difendere la loro temperatura corporea e quindi attivano, no, la loro spesa energetica, iniziano a usare le loro risorse per produrre questo calore necessario. E questo può essere dannoso a lungo andare perché ovviamente consuma di più di quello che l'organismo ha. Allora, riuscire a trasformare un mammifero che non iberna in uno che iberna potrebbe avere grandi applicazioni in campo clinico, dove si potrebbe ridurre il consumo energetico da parte del corpo in soggetti che hanno magari particolari esigenze, come persone che sono state appena colpite da un infarto o da un ictus o da gravi aritmie cardiache o in attesa di trapianti, e quindi rallentare il processo vitale allungando quindi il tempo di esposizione per compiere certe particolari procedure o in chirurgie di tipo, diciamo così, molto invasivo e molto avanzato. Ecco, detto questo, mi piace anche ricordare che alcuni, 3 in particolare, dei colleghi che hanno contribuito in maniera molto importante alla mia ricerca, parlo di Domenico Tupone, Marco Mastrotto e Davide Martelli, sono in questo momento 2 negli Stati Uniti, a Yale e all'OHSU, e 1 in Australia, al Florida. Questo mi spiace, sono contento per loro perché hanno un'esperienza grandissima e sono posti in ricerca di prima classe nel mondo, però mi spiace che non possiamo trattenerli qua e non possiamo soprattutto offrirgli neanche la speranza di una carriera, perché in questo momento l'università italiana, diciamo così, non si trova proprio nella migliore delle condizioni. E questo vale per tutti e tanti altri giovani molto in gamba e molto validi, che invece dovrebbero avere la possibilità perlomeno di sperare di riuscire ad avere una posizione accademica. Con questo vi saluto, se avrò altre notizie che ritengo diciamo, rilevanti da comunicarvi, provo a usare questo nuovo mezzo del video che, tutto sommato, devo dire la verità, mi piace abbastanza. Ciao!